Beh, finalmente sabato, come direbbe qualcuno, beh, immagino sia sabato per tutti, quindi domani, domenica, giorno di stacco, giorno in cui potremmo dedicarci alle nostre famiglie, agli affetti più cari, perché no, anche ad una gita fuori porta, anche se il meteo, l'abbiamo ascoltato dalle previsioni, ma anche dalle notizie di Nicola Morcavallo, non è proprio dei migliori. Comunque, in questa giornata cercheremo di portare un po' di serenità, un po' di sole nelle vostre case. Allora, io vorrei partire subito con una notizia che riguarda una bellissima iniziativa che parte proprio da Agnone, dall'antica fonderia pontificia Marinelli. Perché apriamo subito con questa notizia? Perché alle 9 partirà la campana. Allora, la campana del Giubileo 2025, campana in cammino. Questa appunto è l'iniziativa che vedrà protagonista la campana del Giubileo che arriverà in città a Termoli domenica pomeriggio. E partirà proprio questa mattina alle 9, ecco perché era importante darla subito, questa notizia da Agnone. Un viaggio della campana in cammino che la porterà a toccare diversi paesi, Molisani, Trivento, Roccavivara, Montefalcone del Sannio, Castelmauro, Acquaviva Colle Croce, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni. L'arrivo si terrà, è previsto a Termoli domani dalle 17. L'iniziativa è dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo in collaborazione con la fonderia Marinelli e i comuni che hanno aderito e realizzato a appunto, rendere possibile questo viaggio della campana che dopo essere poi arrivata a Termoli domani sarà consegnata nei prossimi giorni al Santo Padre a Roma. La campana in cammino vuole rievocare il tragitto della campana di Santa Caterina, che affondò a Termoli nei pressi delle acque che costeggiano il borgo antico. Ecco, vediamo proprio il passaggio che farà la campana da Agnone fino a Termoli, quindi dalle montagne fino al mare, per poi essere trasportata e portata a Roma dal Santo Padre. L'arrivo è previsto domani a Termoli, parata finale verso la cattedrale. Quindi se ci seguite dal Molise, in particolare da Agnone o da questi paesi che abbiamo citato, da Termoli, sappiate che c'è questa bella iniziativa. E noi non siamo riusciti a raggiungere telefonicamente i rappresentanti, ecco, i fondatori e proprietari dell'antica fonderia pontificia Marinelli, ma abbiamo chiesto loro di regalarci un video nel quale si vede proprio la campana che alle 9, quindi tra pochissimo, partirà per questo pellegrinaggio fino ad arrivare a Termoli. Ascoltiamo le parole di Pasquale Marinelli. La campana del Giubileo, il prototipo della campana del Giubileo 2025. Abbiamo fuso questa campana, l'abbiamo esposta in fonderia per dare la possibilità ai visitatori di poterla guardare. Non pensavamo che la campana iniziasse il suo cammino, anche perché un'idea, quella tutta molisana, di far, diciamo così, viaggiare la campana, e far toccare quelli che sono i comuni, 11 comuni. La campana farà un viaggio, partirà da Agnone, e raggiungerà quello che è il mare, quindi le montagne che si uniscono al mare ed il mare che si uniscono alle montagne, anche perché va a rievocare quella che era la campana di Santa Caterina, una campana che fu messa sugli scogli per avvertire, quindi la campana quando c'era del maltempo veniva suonata per avvertire che insomma c'era mare grosso. Ma il bello è che quindi le campane quando suonano uniscono e ha iniziato questa campana, inizia proprio ad unire quelli che sono i nostri comuni molisani. 11 tappe, prima di arrivare al mare. E quello che posso dire io alla nostra campana, al nostro prototipo, Pellegrini in speranza, quindi auguro alla campana che partirà sabato dalla nostra fonderia un buon viaggio. E noi auguriamo buon viaggio anche a coloro i quali accompagneranno la campana del Giubileo, in particolare appunto all'antica fonderia Marinelli. E allora è arrivato il momento di scoprire qual è il santo che la Chiesa festeggia, celebra e ricorda quest'oggi. Eccoci, è un piacere riavervi qui anche oggi, 19 ottobre, in cui ricordiamo San Paolo della Croce. Ascoltiamo.
Paolo nacque a Ovada, provincia di Alessandria, il 3 gennaio 1694, da una famiglia di commercianti. Non aveva ancora 20 anni quando ebbe un'intensa e decisiva esperienza interiore di Dio, che gli fece vedere in modo totalmente nuovo la sua vita. Più tardi ne scrisse dicendo di aver cominciato solo allora a conoscere veramente Dio. Rinunciò ad un'eredità offertagli da uno zio sacerdote e alla proposta di un conveniente matrimonio, allo scopo di fondare una congregazione centrata sulla memoria della passione di Cristo, vista come la più grande e stupenda opera del divino amore, la massima espressione dell'amore di Dio per l'uomo. Il suo diario spirituale, scritto sotto l'influenza di Alessandria, Francesco Arborio di Gattinara, nel periodo precedente all'approvazione della regola della nascente congregazione, rivela che Paolo comprese che Gesù è un dono del Padre, e da questa comprensione nacque in lui l'impegno, espresso da un voto emesso anche dai suoi religiosi, di vivere la memoria di quanto Gesù ha fatto e patito per l'uomo, e di promuoverla fra la gente mediante la vita e l'apostolato. Da allora il suo scopo di vita sarà annunciare l'amore di Dio rivelato nella Passione. Dopo l'ordinazione sacerdotale, iniziò nel 1737 sul Monte Argentario, in provincia di Grosseto, una comunità passionista, con la costruzione del primo convento, da lui chiamato Ritiro, per indicare la solitudine in cui i religiosi avrebbero dovuto vivere, al fine di favorire la preghiera e lo studio, destinati a farli diventare buoni predicatori e direttori spirituali. Il 15 maggio 1741, Benedetto XIV diede la prima approvazione alla regola del nuovo istituto, e l'11 giugno Paolo, con 6 compagni, emise la professione pubblica, assumendo il nome della croce e cominciando a portare sul petto il segno distintivo della passione, un cuore con il nome di Gesù sormontato da una croce. Pochi anni dopo fondò a Tarquinia il primo monastero delle claustrali passioniste. Da questa comunità nel 1815 si svilupparono, per opera della marchesa Maria Maddalena Frescobaldi Capponi, le suore passioniste di San Paolo della Croce, congregazione di vita apostolica consacrata alla missione educativa, con particolare attenzione alle donne segnate da varie forme di violenza e di sfruttamento. Paolo della Croce morì a Roma il 18 ottobre 1775. Alla sua morte, la congregazione era ormai una realtà nella Chiesa e contava 12 ritiri con 176 religiosi. San Paolo della Croce è stato il fondatore dei passionisti. In punto di morte ha dettato dei suoi pensieri, e noi sappiamo che quello è il culmine della vita di una persona, soprattutto dei santi, perché in quel momento loro esprimono veramente pensieri di grande maturità, appunto il loro testamento, il senso del loro vissuto, e lui raccomanda ai suoi: prima di ogni altra cosa vi raccomando assai la carità fraterna. Ecco, fratelli miei dilettissimi, quello che io desidero con tutto l'affetto del povero mio cuore, da voi che vi trovate qui presenti, come da tutti gli altri che già portano quest'abito di penitenza e lutto in memoria della passione e morte di Gesù Cristo, amabilissimo Redentore, e da tutti quelli che saranno chiamati da Dio a questa povera congregazione e piccolo gregge di Gesù Cristo. In punto di morte sente di sottolineare l'importanza di questo, la carità fraterna, ossia l'amarci gli uni gli altri con grande affetto e portando il perdono e uno sguardo di misericordia in tutte le nostre relazioni. Per questo bel proposito, allora noi ringraziamo il Signore perché ce ne rende capaci e ci affidiamo all'intercessione di San Paolo. San Paolo della Croce prega per noi. E abbiamo detto che in questi giorni San Giovanni Rotondo sta accogliendo il 21° raduno nazionale della Guardia di Finanza, iniziato ieri, che prosegue oggi, si concluderà domani, domenica 20 ottobre. Stiamo vedendo le immagini del concerto che si è tenuto ieri nella chiesa di San Pio della banda della Guardia di Finanza. Allora, a questo proposito, prima di andare in pubblicità, vogliamo lasciarvi, perché appunto è un concerto che non abbiamo trasmesso, ma comunque vogliamo regalarvi un minuto di musica, appunto, che ieri è stata la protagonista di questo concerto del raduno della Guardia di Finanza. Ascoltiamolo insieme e poi andiamo in pubblicità. (Musica)
Vai, ritorna al tuo paese a rimediare sì. Il male che tu hai fatto. Poi torna qua che ti aspetto. Mi misi in camera e cominciai a piangere, veramente un pianto dirotto, perché non mi potevo guardare neanche allo specchio, del piccolo specchio, mi facevo schifo. Realtà, insomma, mi facevo. E cosa ha fatto? E piansi tanto che dopo quest'anima venne qui da me e dice: senta, la faccia proprio lunga, proprio mi disse questa Maria Vasini, mi disse: vada su da Padre Pio, prenda la funzione e vedrà che Padre Pio l'accetterà. Quindi, e dopo feci come aveva detto, quindi ebbe un'impressione però. Padre Pio da una parte e Gesù esposto sacramentalmente da un'altra. Non so chi era più bello. Cioè, Gesù e Cristia si rifletteva in Padre Pio, Padre Pio si rifletteva in Gesù. Certo. Non sapevo, quindi anche questa scena, chi la prova, è impressionante e bella nel tempo stesso. Quindi ripresi, mi ingalluzzi e dopo la funzione passai nella sacrestia. A quei tempi avevano già fatto la cosa nuova, non c'era il vetro come ora e come tutto quanto, c'era la scalinata e Padre Pio faceva un altro percorso e c'erano diverse persone. Mi ricordo, io ero in seconda fila in piedi mentre la prima fila rimaneva in ginocchio. Quindi vidi passare il padre, con padre Rorato, a quei tempi,
che gli faceva come scudo. Certo. E a un certo punto, passando per il figlio, gli disse: padre, io domani vado via, mi tenga almeno nel suo cuore. E qui fu una risposta anche qui traumatica: no. E andò avanti. Fece due passi, poi su questo succedevano queste cose lì. Si era affascinati da quello che succedeva, anche come gli apostoli erano affascinati da Zeno. Quindi ritornò indietro, mi guardò con due occhi di amore e di misericordia e mi disse una cosa che mai scorderò: ti metto nel mio cuore, non ti metto, ma in quello della Madonna io ti metto. Qui avverti una cosa: l'ho pensata e la penso ancora tuttora, che la Madonna seguisse sempre Padre Pio, l'ha sempre seguito, e le va detto: ma che stai facendo? Eccoci tornati insieme in diretta dopo aver ascoltato questa bella testimonianza. 52 minuti dopo le 8, vogliamo dare spazio alle vostre foto, quindi vediamo la regia quali scatti ci regala questa mattina. Vediamo, allora, bellissima questa immagine, saluti Alba dalla provincia di Trento, grazie, è scattata, beh, spero dal balcone della tua abitazione, cara Alba. E poi ancora vediamo, altra foto, altro scatto, arrivato al 331-737-8033. Un buongiorno a voi tutti, Teresa da Bisignano che ci invia un abbraccio. Grazie, cara Teresa, sicuramente un'immagine che arriva dal tuo giardino. E poi abbiamo, se non erro, prossima foto, ecco, ci arriva dalla Maddalena da parte di Adriana. Buon sabato, Caprera, Pineta e Mare, area picnic, pace e relax assicurato. Beh, davvero una foto, un'immagine molto bella che regala tanta serenità. E poi il buongiorno dal Duomo di Genova da parte di Mariangela, che però ci scrive da Crema, quindi probabilmente sarà stata a Genova in visita come turista. E poi ancora altre due scatti al volo. Buongiorno dalla grotta di Lourdes, grazie alla nostra telespettatrice che ci ha inviato questa foto, però non si firma. E poi piccolo borgo fiorito in Sardegna da parte di Tiziana, che ci ringrazia. Grazie a te, cara Tiziana, per questa bellissima foto, e rivolge un pensiero a tutti gli ammalati che ci stanno seguendo, un pensiero al quale ci uniamo anche noi. E allora, abbiamo visto foto di giardini, di piante, di paesaggi, come ogni sabato andiamo nell'orto del nostro convento grazie a Padre Rinaldo, poi in pubblicità e poi ci collegheremo con Siracusa, con il santuario della Madonna delle Lacrime.
Cari amici, buongiorno. Siamo tornati nell'orto del convento e vi voglio mostrare degli alberi belli per i loro colori, diciamo che incominciano ad essere autunnali, ma soprattutto per i loro frutti. E parliamo dei cachi, è un frutto credo molto comune un po' dappertutto in Italia, ma anche nelle altre nazioni. Ecco, è un frutto molto semplice. Ci sono varie specie di cachi, c'è quello che si consuma duro, che dicono in alcune regioni alla vaniglia, e poi ci sono questi che poi maturano veramente in un modo bello e sono tanto tanto morbidi, ma quello che è più bello e gustoso, molto molto gustoso, certamente è pieno di zuccheri, però ecco, diciamo che la qualità dei cachi ha anche tante altre possibilità di bene per la nostra salute e soprattutto combatte la ritenzione, quindi aiuta il fegato liberandolo dalle tossine, è ricco di fibre e quindi regola l'intestino, abbassa il colesterolo e la pressione. Vedete quante buone qualità ha questo frutto, che dura anche per diversi mesi dell'inverno, perché se raccogliamo i frutti ancora non maturi li possiamo sistemare bene, come penso tanti di noi conoscono, e poi consumarli man mano che si maturano. Che questo frutto ci può dare la possibilità di fare delle ottime marmellate, quindi con queste marmellate poter fare anche dei gustosi dolci. Ecco, vi dico quindi tante cose belle di questo magnifico frutto. Qui abbiamo una qualità piccola, però ci sono anche altri alberi belli dell'orto che possiamo farvi vedere. Vi possiamo mostrare un altro albero che è proprio qui vicino. Ecco, con dei frutti veramente straordinari, veramente grandi, belli. Ecco, vedete quando sono caratteristici questi frutti. Questi, immaginate quando diventano belli maturi, mettersi davanti in un piatto questo bel frutto grosso e maturo, ecco là sopra lì all'angolo dell'albero già c'è qualche frutto che incomincia a maturare. Ecco, diciamo che veramente è un momento di gusto e di salute. Quindi vi auguriamo che possiate consumare questo frutto con attenzione, naturalmente, soprattutto quelli che hanno un po' di problema di zuccheri nel sangue, ma poi insomma possiamo anche essere più attenti e consumarne di meno, e però portare sempre una buona risorsa di bene alla nostra salute. Pace e bene a tutti voi e buona giornata. E questa mattina andiamo, almeno idealmente, ma lo facciamo attraverso un collegamento con telefonico, videocollegamento, andiamo nel santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa per un importante incontro e anniversario che si celebrerà domani. Siamo collegati con Don Raffaele Aprile, che svolge proprio il suo ministero sacerdotale nel santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. Buongiorno Padre Raffaele e buongiorno anche al suo ospite che vorrei presentasse lei stesso.
Buongiorno, un caloroso saluto a tutti voi e ai telespettatori che sono collegati in questo momento su Padre Pio TV. Vi giunga la benedizione del Signore. Sì, accanto a me c'è Enzo Iannuso, che è uno dei quattro figli della coppia Angelo e Antonina, coppia che aveva il quadretto della Madonna delle Lacrime posto come capezzale del loro letto matrimoniale. Questo quadretto è quello che è alle mie spalle, il quadro che ha versato lacrime umane. Ecco, benissimo, grazie e benvenuto anche ad Enzo. Allora, io vorrei chiedere a Don Raffaele di raccontarci brevemente, se possibile, la storia del quadro della Madonna delle Lacrime a Siracusa, che poi è anche legata a Padre Pio in qualche modo. Sì, quello che accadde nel 1953 a Siracusa, dal 29 agosto al 1 settembre, praticamente da un'effigie mariana, quella dietro alle mie spalle, in gesso smaltato, a metà busto, montato in un supporto di vetro opalino, raffigurante la Madonna che mostra il proprio cuore immacolato. E questo quadretto, come ho detto prima, era un regalo di nozze, celebrato il 21 marzo di quell'anno. Ed era posto come capezzale del loro letto matrimoniale, nella casa di questa giovane coppia di sposi, Angelo Iannuso e Antonina Giusto. Il quadretto verso lacrime, risultato in seguito di tipo umano. E da questo evento, chiaramente quello che è avvenuto a Siracusa è una mariofania, una manifestazione mariana. Quindi da questo evento scaturirono numerose guarigioni, ritenute appunto straordinarie dalla commissione medica appositamente istituita all'epoca. Pensate che furono circa 300 solo fino a metà novembre del 1953. Guarigioni fisiche da paralisi e tumori, ma anche guarigioni spirituali come le conversioni, ma anche vocazioni alla vita consacrata. E una di queste appunto è la mia. Io dico sempre che sono prete grazie alla Madonna delle Lacrime. Cioè dico che la mia è una chiamata mariana, perché è avvenuta sotto lo sguardo materno di Maria e delle sue lacrime. Ecco, Don Raffaele, sì, Don Raffaele, vorrei chiedere al signor Enzo Iannuso, appunto figlio della coppia che abbiamo visto anche in questa immagine storica, con ecco, tra le mani il quadro miracoloso della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Qual è il suo rapporto con questa storia, con questa importante devozione, con quello che è accaduto all'interno della sua famiglia, signor Enzo? Beh, ovviamente diciamo, sono esperienze che sono fuori dall'evento, perché io sono nato 2 anni dopo. Quello che posso dire è l'atmosfera che ho respirato in famiglia. Sì. È stato quello di un ambiente sereno, però che è rimasto a terra, cioè nel senso che la vita dei miei è stata ovviamente molto modificata dall'evento, però loro hanno conservato la loro primaria chiamata, quella di essere marito, moglie, genitore, famiglia. E si sono mantenuti leggermente da parte, un po' con discrezione, lasciando spazio solo al messaggio che Maria voleva dare con il suo pianto. Quindi non si sono resi protagonisti, ma si sono messi da parte, consapevoli di essere soltanto degli strumenti. E questo è quello che hanno trasmesso a noi figli. Cioè consapevoli di aver ricevuto un grandissimo dono, ma anche altrettanto consapevoli di essere degli strumenti, essere stati degli strumenti, e quindi con molta discrezione farci da parte e per quanto chiamati poter dare la testimonianza che questo grande è stato un grande dono sia per la nostra famiglia ma per tutta la comunità cristiana. Molto bello quello che ha detto signor Enzo, quindi un dono che è stato fatto alla sua famiglia, ma soprattutto anche ecco, l'umiltà dei suoi genitori, della sua famiglia, che sono, come ha detto bene, sono stati degli strumenti, quindi nessun tipo di spettacolarizzazione a questo proposito, ma solamente tanta devozione e tanta fede. Don Raffaele, domani è un appuntamento importante, che cosa, un anniversario importante, che cosa ricordate a Siracusa? Ma praticamente ogni anno, nella terza domenica di ottobre, nel nostro santuario giungono tutti i gruppi di Padre Pio, è un evento regionale e scelgono questo luogo proprio anche per il legame, no, che c'è tra Padre Pio e la Madonna delle Lacrime. Perché vedi, nel nostro santuario si conserva una teca del santo
di Pietrelcina, nella teca benedetta nel 2015 da Monsignor Michele Castoro. E nella teca sono conservate alcune reliquie del santo, un pezzetto di panno donato dai cappuccini di San Giovanni Rotondo con il quale Padre Pio astergeva la piaga del costato e poi un'immaginetta della Madonna delle Lacrime datata 10 luglio 1961 donata da Monsignor Castoro dove c'è scritto che Maria non ritiri mai da te il suo sguardo materno, parole di Padre Pio, e poi un fazzoletto dove sono ben visibili le tracce delle stigmate. Poi c'è da dire anche che Padre Pio ai numerosi siciliani, ma ai pellegrini, alle persone che giungevano da lui, diceva a loro questo: andate a Siracusa, se la Madonna piange ha qualcosa di importante da dirci. Ecco, queste parole sì, erano rivolte ai pellegrini, ma in particolare ai siciliani, per far capire il dono dal cielo che avevano ricevuto, un dono importante, sì, che non è solo per la Sicilia, ma chiaramente per tutta la Chiesa e per tutto il mondo, ma proprio perché la Madonna, come che la nostra mamma celeste, noi siamo i suoi figli, e come tutte le mamme, ha sempre dei messaggi importanti da dirci per la nostra vita. Le sue lacrime magari possono dire ad ognuno di noi un invito alla conversione, a un cambiamento di stile di vita, a un modo di agire e di pensare diverso. Insomma, ha sempre qualcosa, ecco, certo, da dirci, non da comunicarci. Lei, Don Raffaele, diceva in apertura di essere un sacerdote, ecco, mariano, la sua vocazione è legata alla Madonna, in questo caso alla Madonna delle Lacrime di Siracusa, ma in qualche modo ha anche un legame con Padre Pio. Sappiamo che la Sicilia è devotissima del santo di Pietrelcina. Lei sì, anche ha un legame in particolare con il santo del Gargano? Esatto, sì, il mio essere prete si lega non solo alla Madonna delle Lacrime, ma per me è stato importante anche la figura di Padre Pio, perché vedi, negli anni trascorsi in seminario più volte mi rivolsi ai santi, in modo particolare proprio a lui, a Padre Pio, e pensando a lui mi tornavano in mente sempre, diciamo, queste frasi: chi prega poco si può paragonare a chi non prega, la preghiera è la migliore arma che abbiamo, è una chiave che apre il cuore di Dio. Chi non prega non ha bisogno del diavolo che se lo porti, va in inferno con le sue stesse gambe. Ecco, queste frasi mi fecero capire l'importanza della preghiera, perché d'altronde la preghiera nasce, no, dalla consolezza della nostra miseria e dalla ricchezza dell'amore di Dio, rinsalda la fede, dà fiato all'amore, fornisce le ali alla speranza, riconosce Dio come unico Signore e Salvatore. La preghiera è la medicina, che è l'unica medicina che guarisce dall'orgoglio. La preghiera, diciamo, è un affidarsi e fidarsi di Dio, è la catena d'amore che ci lega a pregare con insistenza. E questo Padre Pio lo sapeva benissimo e aveva anche sottolineato che la preghiera è un dovere che noi abbiamo da compiere nei confronti di Dio. Allora, grazie al suo esempio e alla sua vita, nei momenti difficili della mia vita mi rivolgevo, come faccio ancora oggi, sia a lui che alla Madonna delle Lacrime. Allora, Don Raffaele, grazie per queste belle parole, per questa testimonianza che ci ha regalato. Grazie al signor Enzo Iannuso anche per la sua testimonianza, per le sue parole. Noi vi affidiamo, tutti quanti i telespettatori di Padre Pio TV che in questo momento ci stanno ascoltando dalla Sicilia, ma non solo, da tutta Italia e anche dall'estero. Quindi portateci con voi dinanzi al quadro della Madonna delle Lacrime di Siracusa e portateci con voi anche domani in questo grande incontro dei gruppi di preghiera. Vogliamo, ecco, idealmente essere lì, siamo lì con voi, quindi vi affidiamo tutte le nostre preghiere e le richieste che arrivano direttamente a Siracusa. Quindi grazie di cuore per la vostra presenza, anche per questa bella immagine che ci avete regalato, perché quella che è alle vostre spalle è il quadro della Madonna di Siracusa, non c'è una copia, è proprio l'originale. E vi affidiamo alla Madonna delle Lacrime. Grazie, grazie ancora. Alla prossima occasione vi aspettiamo a San Giovanni Rotondo, così per appunto ospitarvi direttamente nei nostri studi. Grazie ancora per essere stati con noi.
un caloroso saluto ancora. Ciao, grazie. Grazie. Allora, grazie ancora ai nostri ospiti e noi abbiamo ancora qualche secondo da trascorrere insieme prima di un altro blocco che è stato realizzato da Giulia Morcavallo. Parleremo di un'interessante figura, il Beato Giuseppe Allamano. Ne parleremo con il postulatore, padre Giacomo Mazzotti, lo farà Giulia Morcavallo in questo contributo che ha preparato per noi. Poi subito dopo ritroveremo Nicola Morcavallo con il momento dell'approfondimento e altre notizie. Intanto vi ricordo il numero WhatsApp per continuare a inviarci i vostri scatti, 331 737 8033. Ecco, lo vediamo in sovraimpressione. Intanto lì nella regia pubblicità e poi di nuovo insieme. Eccoci qui di nuovo negli studi Padre Marciano Morra. Domani 20 ottobre, giornata missionaria mondiale, Papa Francesco porterà agli onori degli altari 14 beati e noi per parlare di missioni abbiamo scelto di raccontarvi la storia del beato Giuseppe Allamano, ormai prossimo santo, e lo facciamo col postulatore della causa di canonizzazione, Padre Giacomo Mazzotti. Padre Giacomo, buongiorno e benvenuto a Just Day. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Eccoci qua. Bene, benvenuto. Insomma, grande festa domani per i missionari e le missionarie della Consolata, ma per tutta la Chiesa poi, voglio dire, perché è una grande festa domani. Siete presenti in 35 paesi con 250 comunità, scuole, ospedali e via dicendo, più di 1500 uomini e donne a servizio del prossimo. Vogliamo sapere chi è Giuseppe Allamano? È un po', insomma, qual è la sua storia missionaria? Beh, Giuseppe Allamano è un umile sacerdote torinese che nasce però in una città famosa, un paese famoso, perché è il paese dei santi, Castelnuovo d'Asti, che si chiamava così, e oggi Castelnuovo Don Bosco. È tutto quindi dire. Giuseppe Allamano nasce in questo paese, è radicato alla sua terra, poi si sposta a Torino e lì praticamente passa tutta la sua vita. Frequenta l'oratorio di Don Bosco, poi entra nel seminario diocesano, viene ordinato prete. Lui pensa di andare in qualche parrocchietta della diocesi, ma il cardinale lo dice: ti do la parrocchia più importante, che è il seminario. Diventa padre spirituale, poi viene nominato rettore del santuario mariano di Torino, il più bello, il più importante, che è il santuario della Consolata, ecco, la Vergine Consolata, così chiamata un po' nel dialetto piemontese, che è la Vergine Consolatrice, ma è anche consolata da Dio e quindi consolata un po' anche da noi, che siamo suoi figli e che siamo quindi chiamati a portare la consolazione della Vergine Santa, che è Gesù Cristo, il grande consolatore, il grande salvatore. L'Allamano passa praticamente tutta la sua vita, 46 anni, in questo santuario di cui è rettore ed è aiutato in questo ministero da un suo sacerdote molto bravo, molto competente, molto umile, che trascorre con lui praticamente tutto questo tempo come vicerettore ed è quello che è considerato un po' il confondatore, una figura importante che è stata sempre nell'ombra, ma che mi piace ricordare proprio in questo momento in cui ricordiamo lui. Lei ha ricordato Don Bosco, Padre Giacomo, ma da quello che sappiamo è anche nipote di un'anima stupenda, vero? Sì, sì, sì. Lo vogliamo dire, che il suo zio materno era San Giuseppe Cafasso. Insomma, quindi voglio dire, una vita già segnata dalla santità, insomma, in un certo senso. Sì, difatti, nascendo proprio a Castelnuovo d'Asti, che ha dato la vita appunto a San Giuseppe Cafasso, a Don Bosco, a San Domenico Savio,
e adesso ha la mano. Lui, che era appunto molto devoto di suo zio, ha avuto la fortuna di incontrarlo per pochi momenti, quando aveva solo 9 anni, e si è ricordato quell'incontro fugace, lo ha segnato per tutta la vita, per cui durante la sua vita ha indagato su San Giuseppe Cafasso e ha cercato di proporlo ai suoi missionari e ai sacerdoti diocesani del convitto ecclesiastico accanto al santuario come modello di vita sacerdotale. E quindi è anche bello questo legame. E per fare questo ha lavorato praticamente tutta la vita per fare la causa di San Giuseppe Cafasso, e ha avuto la fortuna un anno prima di morire di vederlo beato nella gloria al Sidel Bernini a Roma, poco prima di morire. Quindi è interessante perché questo incontro con lo zio materno lo ha segnato per la vita. È un po' un passaggio del testimone, diciamo, no? Esatto, bravissima, sì. E quindi è stato importante perché è stato un modello per lui, e ha voluto darlo come modello ai sacerdoti diocesani di Torino e del Piemonte e poi in seguito ai suoi missionari. È bella questa figura perché lo ha segnato per tutta la vita, insomma. Padre Giacomo, lui diceva tutti i sacerdoti sono missionari, e nel 1901 fonda i missionari della Consolata. Ci descriva un po', così capiamo anche noi. Sì, allora bisogna dire semplicemente che l'idea delle missioni, l'entusiasmo per i popoli lontani, era il secolo delle scoperte e dell'invasione, purtroppo, dei territori oltremare, quindi in Asia, in America Latina, soprattutto in Africa. E lui si era innamorato di un personaggio importante delle missioni d'Africa, il Cardinal Massaia, e che lui vide una volta proprio lì alla Consolata, lì a Torino, e di cui volle continuare un po' con l'attività. Per cui il suo primo sogno era quello di continuare l'opera del Cardinal Massaia, e lo fece fondando i missionari della Consolata nel 1901. E poi nel 1910 fonda anche, sulla spinta di Papa Pio X, le suore missionari della Consolata. Ecco. Una novità, perché queste suore erano esclusivamente missionarie, e questo è stato interessante perché sono diventate le collaboratrici all'inizio dei missionari della Consolata, ma poi loro stesse agenti di evangelizzazione, e ancora oggi continuano con questa spinta che il fondatore ha dato a loro, e si diffondono appunto in tante parti del mondo dove anche noi missionari della Consolata non ci siamo. Elementi importanti per la missione, quindi, le suore, diciamolo. Beh, posso citare la frase del primo vescovo lì del territorio che è diventato la diocesi di Nieri, che diceva: se non riusciremo a conquistare, allora si parlava di conquista, perché purtroppo erano i tempi e c'era un po' la lotta con i protestanti, e c'era appunto la norma che era data dal governo inglese che i missionari cattolici avrebbero potuto installare delle missioni almeno a 2 ore di cammino dove c'era già una missione protestante. Quindi si parlava di conquista del territorio. E allora erano questi modi di dire. Bene, il primo vescovo di questo territorio che la Santa Sede ci ha affidato, il vicariato lì che poi è diventata diocesi, e questo vescovo diceva: conquisteremo il Kikuyu, che è la zona lì appunto, con le suore. E ha avuto questa bella intuizione che senza le suore il lavoro dei missionari sarebbe stato un po' dimezzato. Per cui all'inizio il fondatore aveva mandato lì accanto ai missionari della Consolata le suore del Cottolengo, pensate un po' a queste suore che sono proprio l'espressione della carità nella città di Torino, ecco, e il fondatore ha osato chiederle per i territori dell'Africa. E poi, sulla spinta appunto di Papa Pio X,
ha inventato, ha fondato le suore missionarie al consolato, e allora lì abbiamo conquistato proprio tutto questo grande territorio. Ma parliamo di Amazzonia adesso, padre Giacomo. L'impegno dei missionari della consolata e delle missionarie della consolata in Amazzonia, perché poi c'è un motivo. Sì, appunto in questa opera di espansione poi dei due istituti missionari siamo arrivati anche in America Latina, in Brasile e proprio in questa zona dell'Amazzonia, dove ci siamo installati proprio, proprio nel cuore della foresta, presso questo popolo indigeno degli Yanomami. Ed è lì che ha avuto inizio e che c'è stata questa esplosione di grazia con il miracolo che ha portato, che porta il nostro fondatore domani ecco, appunto, infatti, a essere proclamato santo. Ed è partito proprio dall'Amazzonia. Ma infatti ci vuole raccontare proprio il miracolo che domani ci darà questo piacere, insomma questa gioia di vedere finalmente sugli altari il Beato Giuseppe Alamano? Ecco, qui mi dai spunto proprio per partire in quarta. Non posso concentrare in poche battute perché è una storia interessantissima e io ho dovuto un po' indagare su questa storia che inizia proprio il 7 febbraio del 1996. Siamo appunto nel cuore della foresta amazzonica e verso le 9 del mattino un indigeno chiamato Sorino Yanomami dal nome appunto della sua tribù, che va a caccia e viene assaltato da un giaguaro alle spalle, il quale probabilmente in cerca di cibo o di selvaggina conficca le sue unghie nel cuoio cappelluto, nella testa del povero Sorino, il quale cerca di liberarsi da questa stretta mortale. Poi a tentoni arriva la sua capanna, la sua maloca, che è l'abitazione degli Yanomami comunitaria, e lì poi cade a terra dissanguato. Allora chiamano subito la suora, una suora lì del dispensario, che è un po' la protagonista di questa, dell'inizio di questa salvezza, di questa guarigione a Sorino, la quale arriva lì e si spaventa perché lo vede lì per terra con il sangue fuori e con anche frammenti di cervello. Allora la prima cosa che fa, si toglie la maglietta che aveva addosso per tamponare la ferita. Poi lo portano al dispensario e, vista la situazione disperata, chiedono un piccolo aereo per portarlo nella capitale, perché altrimenti non c'è modo di salvarlo. Qui gli indigeni si oppongono molto fortemente, perché per loro uno Yanomami non può morire fuori dalla foresta, che è l'abitazione loro, che è la casa degli spiriti. E loro, questi indigeni, dicono che ormai gli spiriti stanno per venire a prendere Sorino, quindi non può morire lontano dalla foresta. Comunque alla fine la suora riesce a convincerli, lo portano all'ospedale lì di Boa Vista, che è la capitale del territorio, viene operato da un medico chirurgo, e questo medico chirurgo poi, tra l'altro, domenica prossima sarà accanto a me nella celebrazione della canonizzazione, perché è ancora vivo ed è testimone di come questo Sorino arriva all'ospedaletto, vede le condizioni estreme in cui si trova, tenta la prima operazione chirurgica di pulizia, eccetera, eccetera, poi lo mettono in sala di rianimazione e niente, poi avvengono alcune cose interessanti. Questo Sorino, che viene vegliato giorno e notte dalle suore missionarie della consolata, che non soltanto lo assistono così dal punto di vista medico, ma lo assistono soprattutto dal punto di vista spirituale. Ecco, perché, questo è importante. Ecco, perché il giorno 7 febbraio era il primo giorno della novena che noi facciamo al nostro fondatore, perché la festa del nostro fondatore è il 16 febbraio. Quindi era il primo giorno della novena e allora le suore si aggrappano proprio al fondatore, ecco, chiedendo. Certo, ed è bellissima questa immagine. Noi
Allora, quello che sentiamo, perché ovviamente sono immagini molto forti in cui, insomma, voglio dire, in Europa non siamo abituati a sentire incidenti del genere. E allora sentire la fede forte di queste missionarie che chiedono aiuto proprio al beato alla mano e arriva immediatamente, è bellissimo. È bello, sì, perché ecco, dobbiamo dire che se Sorino guarisce, lo deve forse all'abilità dei medici, anche sicuramente, tutte cose sicuramente. Qui. Ecco, ma alla fede, ecco, tenace. Assolutamente, perché poi è Dio che spetta l'ultima parola sempre. E allora, noi con questa commozione oggi vogliamo salutarci, perché ci ha fatto veramente, veramente gioia, padre Giacomo. Il messaggio relativo a domani, alla giornata missionaria mondiale, andate e invitate al banchetto tutti. Padre Giacomo, il vostro andare è segno che la Chiesa è viva. Grazie per il vostro coraggio, che va gratuitamente senza aspettarsi niente in cambio. Allora, buona festa per domani, grazie di questo intervento, grazie di aver speso un po' del suo tempo con noi. Padre Giacomo, auguri. Grazie a voi che ci avete dato questa possibilità, e quindi l'invito è di seguire la cerimonia domani. Assolutamente, vi seguiremo. Assolutamente. Grazie, sì. Grazie di cuore e buon lavoro a voi. Grazie anche a voi, buona missione. E noi ci rivediamo tra pochissimo. Eccoci, allora siamo tornati insieme in diretta dopo questo contributo molto interessante firmato da Giulia Morcavallo, pronti per continuare la nostra diretta con il prossimo ospite, l'approfondimento con Nicola Morcavallo, a cui cedo subito la linea. Grazie Paola, torniamo insieme per tornare a parlare di un argomento che ci sta molto a cuore. Due settimane fa circa avevamo parlato di quello che è il valore, l'importanza del Servizio Civile Nazionale Universale nell'ambito della crescita dei giovani, e ritroviamo quest'oggi il presidente del Forum Nazionale del Servizio Civile, Enrico Maria Borrelli, per parlarci anche di un'importante novità. Ma andiamo per ordine e partiamo da quello che è stato il vostro contributo offerto nell'ambito di un appuntamento che si è appena concluso a Bari, Didacta Puglia, il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell'università, della formazione e della ricerca scientifica. Ben trovato Presidente. Buongiorno. Ecco, dicevamo del contributo del Servizio Civile Nazionale nell'ambito di Didacta. Ecco, tre giorni che avete vissuto, in che modo, quali sono i contenuti che sono stati sviluppati? Beh, Didacta è un'iniziativa di orientamento rivolto alle scuole, e quindi parla principalmente alle scuole, quindi al corpo docenti e successivamente anche agli studenti chiaramente delle scuole, quindi racconta un po' le offerte formative, le novità, tutto ciò che in un qualche modo attiene non soltanto alla scuola ma anche un po' alle progettualità della scuola. E siccome insieme al governo sono oramai anni che stiamo cercando di promuovere il servizio civile come esperienza formativa di crescita, di arricchimento per i nostri giovani, abbiamo ritenuto che Didacta fosse una delle vetrine più idonee, non soltanto per l'appunto, dicevo, perché è rivolta alle scuole, ma perché in particolare abbiamo la possibilità di confrontarci con i docenti, e il principale, sono i nostri principali destinatari in questa fase, parlare con gli insegnanti, che sono quelli che favoriscono l'orientamento dei giovani, quelli che parlano ai ragazzi, che ascoltano anche le loro esigenze durante il periodo di crescita e di istruzione, e inserire tra le varie opportunità di formazione dei ragazzi in prospettiva, certo non quelli delle scuole, non quelli delle scuole medie, ma già dalle superiori, il servizio civile riteniamo sia utile come percorso di orientamento e di formazione per i giovani. Quindi questo è stato il lavoro che abbiamo fatto, molta è l'attenzione che chiaramente le scuole dedicano a questa esperienza, perché oltre agli stage, ai tirocini, anche le opportunità di mobilità all'estero, il servizio civile si è compreso essere particolarmente formativo, non solo da un punto di vista delle competenze che si acquisiscono, ma della formazione della persona, quindi l'ingaggio dei giovani, la responsabilità che possono assumere, insomma il sentirsi e l'essere adulti, e quindi le scuole in questo collaborano tantissimo.
E a suggello dell'attenzione che c'è intorno al mondo del servizio civile, proprio nelle ultime ore una bella notizia che accogliete davvero con soddisfazione ed è quella relativa all'aumento dei fondi dedicati al servizio civile universale previsti dalla manovra 2025. Ecco, come avete accolto questa notizia? Beh, con un grande sospiro di sollievo, era tempo che attendevamo dal governo una risposta, c'era stata assicurata già lo scorso anno quando in legge di stabilità non riuscimmo a reperire le risorse necessarie, per quest'anno il rischio era di far partire un contingente di poco meno di 20.000 giovani rispetto ai 50 dello scorso anno e 70.000 di 2 anni fa, quindi la preoccupazione era grande, il governo aveva assunto un impegno, il ministro Abodi in primis si era detto disponibile chiaramente a perorare questa causa in Consiglio dei Ministri, così è stato, quindi anche se in chiusura del 2024 l'impegno del governo è stato mantenuto, quindi non soltanto in realtà fondi per l'anno in corso, quindi a dicembre ci sarà un bando che sarà aperto ad oltre 52.000 giovani, ma anche l'individuazione di risorse necessarie per il 25, il 26, 2025, 2026 e 2027, dando in questo modo anche una prospettiva di stabilità a questo istituto, che è uno degli obiettivi che noi da 50 anni rincorriamo e che confidiamo che in un qualche modo durante questa legislatura si riesca a raggiungere, cioè stabilizzare le risorse al servizio civile in modo da non andare incontro annualmente alle difficoltà chiaramente di costruzione di un bilancio. Quindi si può guardare al futuro con abbastanza serenità, ma è fondamentale, ecco, il riconoscimento del ruolo di strumento per l'esercizio della cittadinanza attiva, come avete tra l'altro scritto in una nota, nonché per l'educazione e la formazione delle nuove generazioni nel solco dei valori costituzionali, un ruolo questo che viene ovviamente suggellato anche dallo stesso stanziamento di fondi in manovra. E allora, in conclusione, per i giovani che si stanno per avvicinare a questo mondo, ecco, il futuro è positivo, un invito a capire, a comprendere l'importanza del servizio civile. Sì, l'invito che facciamo sempre ai giovani è quello a partecipare a questa esperienza di servizio civile, perché è un anno per loro, un anno in cui hanno la possibilità di scegliere di fare qualcosa di un po' diverso dalla consueta formazione, che ovviamente in un'età, quella a cui si rivolge il servizio civile dai 18-28 anni, i giovani prevalentemente studiano, cercano una prima esperienza di lavoro, il servizio civile è un anno per loro, possono scegliere il progetto che più preferiscono, fare qualcosa che gli interessa anche personalmente e crescere all'interno di quell'esperienza, hanno un contributo economico dallo Stato che gli consente di vivere questa esperienza senza la preoccupazione ovviamente di dover trovare anche un lavoro, gravano meno sulle famiglie e in un qualche modo è un'esperienza che i ragazzi conservano con grande entusiasmo anche nella memoria. Tutti i giovani che hanno completato l'esperienza di servizio civile la raccomanderebbero ai loro coetanei, quindi l'invito che facciamo ai più giovani, quelli che ancora non hanno avuto questa opportunità, è di fare come e di seguire questo esempio e di regalarsi un anno per loro stessi e di crescere nel solco dei valori costituzionali. Grazie, grazie davvero di cuore al Presidente del Forum Nazionale del Servizio Civile, Enrico Maria Borrelli, buon lavoro e alla prossima. A voi e alla prossima. Paola, il nostro spazio termina qui per quanto riguarda anche l'approfondimento circa le notizie che proponiamo ogni giorno e come sempre proseguiamo con la nostra programmazione. Grazie, grazie Nicola, molto interessante questo approfondimento, soprattutto appunto se riguarda i giovani, siamo sempre, come dire, con le antenne tese perché è un argomento che ci sta particolarmente a cuore. Lì nella regia le parole di Don Francesco Armenti con Dritto al Cuore, poi ancora insieme per i saluti finali. Di libri su Padre Pio ne sono stati pubblicati tantissimi, molti, forse anche alcuni inutili, tra virgolette, nel senso ripetitivi o che non dicono
nulla di nuovo o non sempre precisi, ma questo fa parte poi di quanto un santo, un personaggio è popolare, quindi amato come Padre Pio, ed è certo che ognuno vuole dire la sua e chi ha poi il vezzo di scrivere vuole dire pure la sua. Ma c'è un libro che, a mio modo di vedere, è originale. È originale nel senso che presenta Padre Pio sotto una versione diversa. Io non lo so se in precedenza sono stati scritti questi libri, ma mi riferisco a un libro scritto da una grafologa che si chiama Roberta Farro, intitolato Il viaggio verso la santità di Padre Pio da Pietrelcina attraverso l'analisi del gesto grafico. Già questo ci fa capire che qui Padre Pio viene indagato attraverso lo studio della grafologia e attraverso quindi lo studio della sua grafia. Tra, diciamo, i contributi di questo volume, l'intervento di Padre Pietro Zarrella, un biblista e un frate minore cappuccino innamorato appunto di Padre Pio da Pietrelcina, mi ha convinto appunto a leggere e a fare così una breve presentazione di questo lavoro. E perché qui non vengono, diciamo, studiate tutte le lettere di Padre Pio, ma solo 41 lettere. Queste 41 lettere che vanno e coprono un arco di tempo dal 1915 al 1919 e che Padre Pio scriveva a una delle sue prime figlie spirituali, Giuseppina Morgera, di cui Padre Pietro Zarrella ha curato una riuscitissima pubblicazione raccolta titolata Dolcissimo Iddio, lettere a Giuseppina Morgera. Ma noi non dobbiamo parlare del libro di Padre Pietro Zarrella, ma del libro di Roberta Farro, ecco, che presenta e studia la grafia di Padre Pio. Certamente io non sono un grafologo, non entro nel merito, ma mi fido non solo di quello che ho letto, ma anche del valido giudizio che a questo testo ha dato il padre Zarrella. Vi voglio solo leggere e evidenziare uno dei passaggi, diciamo, più salienti del testo, in cui l'autrice, la grafologa Roberta Farro, proprio studiando la grafia di Padre Pio, analizza e emette questo giudizio. Della sofferenza che egli sperimentò, riferendosi a Padre Pio, e che tramutò in amore, cingendo in un abbraccio comune l'intera umanità, e dell'abbandono totale nella fede, vi è traccia nella sua scrittura. Cioè, nella scrittura di Padre Pio, gli studiosi, i grafologi, hanno notato la sua sofferenza, che ha segnato tutta la sua vita, ma una sofferenza che poi viene cambiata, si trasforma in amore. Questo è il miracolo nella vita di Padre Pio. Cingendo, lo ripeto, in un abbraccio comune l'intera umanità, un abbraccio universale, e soprattutto dell'abbandono in Dio e dell'abbandono appunto fiducioso nella fede. Io mi fermo solo qui, ma ritengo che ci possono essere anche altri stimoli, perché da questa, ecco, scrittura di Padre Pio trasmette tutta la sua umanità, come scrive Padre Pietro Zarrella, emergono gli stati d'animo del momento e le inclinazioni di Padre Pio, ma emergono pure debolezze e fragilità della natura umana che appartengono a Padre Pio. Il tratto grafico rivela un uomo tribolato e nello stesso tempo forte nel sostenere sofferenze,
ma, conclude padre Pietro Zarrella, gli appartengono in maniera accentuata il sentimento di solidarietà umana, di comprensione e di indulgenza verso gli altri uomini. Noi ci vediamo domani, padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti! Noi invece ci ritroveremo lunedì, Just Today, con Tonia Augello. Ma ho visto già Nicola che si sta girando nei nostri studi fra Ezio, quindi prontissimi perché alle 10.30 tocca a voi. Sì, torniamo insieme tra pochi minuti con un nuovo appuntamento con fra Ezio Varvara, il nostro Verso gli Altari, e poi per chi vorrà anche nel pomeriggio dalle 16.30 con Itinerari Domenicali. A te Paola. Grazie, grazie Nicola. Dunque tanti motivi per continuare a restare sintonizzati su Padre Pio TV. Grazie per essere stati con noi. Vi lasciamo con un minuto con Padre Pio e poi proseguirà la programmazione di Padre Pio TV. Arrivederci, buon sabato a tutti. Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella sala San Francesco, ecco, chiamata così proprio per questo dipinto di Antonio Ciccone, che è recentemente scomparso, figlio spirituale di Padre Pio. Oggi qui per raccontarvi, vedete questo indirizzo di posta elettronica in sovraimpressione, in tanti ci state scrivendo la vostra storia, ecco, come è intervenuto Padre Pio nella vostra vita. Antonella ci racconta quello che accadde molto tempo fa, 15 anni, quando per la prima volta sogna un vecchietto con la barba bianca che la saluta con un fazzoletto dalla finestra e le sorride. Non sa chi sia quell'uomo finché un giorno, a casa di sua nonna, riconosce la sua immagine su una foto. È Padre Pio. Da quel sogno Padre Pio è entrato nella mia vita, racconta Antonella, ricordando come il santo cappuccino l'abbia guidata nei momenti più difficili, soprattutto attraverso i sogni. Ecco, l'episodio più significativo, racconta, è del 2009, quando Antonella e suo marito decidono di dare un fratellino a sua sorella Noemi. La gravidanza però si interrompe dopo quasi 3 mesi. Nonostante il dolore, Antonella accetta la volontà del Signore e immagina che il bambino perso fosse un maschio, dandogli così il nome di Francesco, come Padre Pio alla nascita. I medici le consigliano di aspettare ancora altri 5 mesi prima di provare ad avere un altro figlio, ma Noemi, con la spontaneità dei suoi 3 anni, le dice: «Mamma, io non voglio un fratellino o una sorellina, ma voglio 2 gemelli». Antonella, ancora scossa della perdita, le risponde: Noemi, allora dobbiamo fare tante preghiere a Gesù». Nella notte del 10 ottobre 2009, Antonella sogna Padre Pio, che benedice la sua famiglia e le chiede: «E tu cosa vorresti?». Pur non avendo il coraggio di esprimere quel desiderio, ancora poi il santo aggiunge: «Tanto lo so quello che vuoi, ma tieniti pronta, perché questa volta non sarà uno, ma 2». La mattina successiva Antonella racconta il sogno al marito. Incredibilmente, nonostante le diverse previsioni mediche, dopo 28 giorni scopre di essere nuovamente incinta. La prima ecografia, la sorpresa, sono gemelli. Dopo 5 mesi Antonella rivela questa notizia alla bambina Noemi, che risponde con naturalezza: «Sì, mamma, sono 2 gemelli». Né Antonella né il marito lo avevano raccontato alla bambina, ma alla domanda su come facesse a saperlo, la stessa Noemi risponde: «Mamma, Gesù ascolta le mie preghiere». Ma la gravidanza non è senza difficoltà. Antonella inizia ad avvertire dolori, viene ricoverata d'urgenza, i suoi bambini rischiano di nascere prematuri, con poche possibilità di sopravvivenza. Nonostante la paura, Antonella cerca conforto, affidandosi a Dio, confidando nel Signore e nell'intercessione di Padre Pio, e quindi compra un libro, legge un libro su Padre Pio. In quel momento decide anche di affidarsi ad un amico che è molto devoto di Padre Pio, che anche lui in un percorso di conversione, aiutato dalla grande devozione verso il Santo Cappuccino. Dopo qualche giorno è proprio lui che la chiama e la rassicura: «Non preoccuparti, i tuoi bambini nasceranno a termine, belli, santi e sani, come vuole Padre Pio». L'indomani i medici confermano che la situazione è migliorata. Antonella viene dimessa. I gemelli Daniel Pio e Thomas Umberto nascono naturalmente alla 36esima settimana, pesando 3 kg ciascuno, proprio il giorno in cui Padre Pio è stato canonizzato, il 16 giugno. Antonella, insieme al marito, vede questo come un vero e proprio segno di protezione.
5 anni dopo nasce anche il terzo figlio maschio, Manuel. Oggi Antonella è una mamma felice di 4 figli, con un bambino in cielo, e ogni giorno ringrazia il Signore e Padre Pio per le tante benedizioni ricevute.